Ciao a tutti! Allora, oggi andiamo a creare un impacco per pre-shampoo per i capelli. Allora, per fare questo impacco abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti. Allora, munitevi di una ciotolina, di un asciugamano che poi dovete inumidire con dell'acqua calda, l'olio extravergine d'oliva grezzo, quello spremuto a freddo biologico, e l'olio essenziale di rosmarino che trovate in qualsiasi erboristeria. Credo anche al Natura Sì. Allora, per prima cosa dovete andare a mettere 3 cucchiai, o se avete i capelli molto molto lunghi, 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva nella ciotolina, dove andate a mettere, nel caso in cui siano 3 cucchiai, 2 gocce di olio essenziale di rosmarino, altrimenti nel caso dei 5 cucchiai ne andrete a mettere 3-4 gocce. Mischiate bene e mettete il vostro preparato da metà lunghezza fino alle punte, insistendo molto sulle punte. Se avete i capelli molto sfibrati e molto secchi, potete aggiungere del miele. Allora, ovviamente dopo averlo messo sui capelli, dovete poi mettere l'asciugamano, mi raccomando, inumidito con dell'acqua calda. Vi conviene utilizzare anche una cuffietta per mantenere i capelli, insomma, ben compatti, e dopodiché dovete andare a fare uno sciacquo molto abbondante con lo shampoo. Io vi consiglio di tenerlo una mezz'oretta, ma se lo tenete di più è meglio perché consentite sia all'olio che al miele di agire un pochino di più. Tanto non sono ingredienti che fanno male, perciò anche se tenete l'impacco un'oretta sui capelli non succede assolutamente nulla. Vi consiglio di farlo di mattina, magari con un bel sole, così anche se avete i capelli che si inumidiscono un pochino, con l'asciugamano non vi succederà nulla. Io vi ringrazio per aver seguito il video, vi mando un bacio e poi vi posto la foto dei miei capelli prima dello shampoo, prima dell'impacco e dopo l'impacco. Vi mando un bacio e vi saluto. Ciao!